Buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra rubrica dedicata ai libri. Questa settimana parliamo di un capolavoro della letteratura russa che è tra i classici più noti e più amati di sempre. Si chiama Delitto e Castigo di Fëdor Dostoevskij. Dostoevskij nasce nel 1828 a Mosca, studia a Pietroburgo ingegneria militare, ma poi dopo gli studi decide di dedicarsi totalmente alla carriera letteraria. Scrive moltissimo da subito, sono soprattutto lavori di satira, di denuncia sociale. Dostoevskij infatti parla soprattutto di miserabili e lui stesso ha vissuto in prima persona la povertà, la miseria, è stato esiliato, è stato in carcere ed è proprio in un momento di grande crisi finanziaria ed emotiva che scrive Delitto e Castigo. Siamo nel 1866. Delitto e Castigo è un grandissimo successo, inaugurerà la fase più matura di questo scrittore ed è anche la prima volta nella letteratura russa che si parla di povertà come piaga sociale e si pone l'attenzione sul tema del capitale. Per scrivere questo capolavoro, Dostoevskij si era prefissato un compito molto gravoso, voleva parlare di tutti i problemi possibili e ci è andato molto vicino, perché la sua opera non è solamente un resoconto psicologico di un delitto e della sua nemesi, ma è anche un'occasione per parlare di tantissime questioni filosofiche e sociali. Si parla di libero arbitrio, di coscienza, di sacrificio, del rapporto bene o male, di problemi sociali importanti quali l'alcolismo, la prostituzione, la povertà, si parla persino di riscatto femminile. Delitto e Castigo è un romanzo polifonico perché ci sono diversi personaggi che hanno uguale spazio tra loro e gira attorno essenzialmente a tre nuclei narrativi importanti. Il primo, che è quello che poi dà il titolo al libro, è la storia di Raskolnikov e del suo delitto. Raskolnikov è un ragazzo universitario molto povero, molto colto, che improvvisamente decide di premeditare un delitto, vuole uccidere un'anziana usuraia che lui definisce cattiva e inutile. Il secondo nucleo narrativo è quello della famiglia Marmeladov, attraverso la quale Dostoevskij ci pone problematiche sociali importanti, ha l'occasione di parlare delle piaghe sociali della Russia del tempo, l'alcolismo, la prostituzione, la povertà, ma che gli dà anche l'occasione di dimostrare quanto la forza degli affetti possa riuscire a far riscattare una persona, la forza anche del perdono, della riconciliazione. E poi c'è il terzo nucleo narrativo, che è l'affascinante storia della sorella di Raskolnikov, Dunia, che incarna essa stessa il sentimento cristiano, la pietà, il perdono, ma anche grandissimo esempio di riscatto femminile. Il romanzo inizia con il punto di vista di Raskolnikov, che dopo aver compiuto il delitto, che risulta essere ancora più efferato, più di quello che aveva premeditato, comincia la narrazione ad essere delirante. Raskolnikov comincia a soffrire terribilmente, sia fisicamente, alla febbre alta tutti i giorni, che emotivamente, ha la coscienza tormentata. E questi dubbi sono dati dal fatto che si rende consapevole di non essere una persona in grado di compiere un delitto. E qui bisogna fare una precisazione sulla teoria di Raskolnikov molto forte, per cui vede la società divisa in due parti. Ci sono i superuomini, per dirla alla Nietzsche, e sono persone, uomini e donne, che non hanno bisogno di sottostare alle leggi degli altri, possono costruirsi una legge propria per evolvere socialmente e spiritualmente, per permettere la propria grandezza. Tutto gli è possibile, anche compiere un delitto. L'altra parte di umanità invece è caratterizzata dai pidocchi, Raskolnikov li definisce proprio così, persone che invece devono sottostare alle altre leggi e per cui non è prevista la grandezza. Raskolnikov pensava di far parte della categoria dei superuomini, quindi la sua amarezza non è data tanto dall'aver ucciso quanto dall'aver consapevolizzato di essere invece un pidocchio, perché prova coscienza, prova senso di colpa e intende scontare la sua pena.
Un altro elemento molto interessante di questo resoconto psicologico è la doppiezza del personaggio, sia interna che esterna. Interna perché sente e non sente senso di colpa dentro di sé, esterna perché tenderà progressivamente a isolarsi dalla società e dai suoi affetti. E questa doppiezza, questa scissione, significativamente sta anche nel nome stesso del protagonista, perché Raskol in russo significa proprio scisma, scissione. Quando si parla di questo capolavoro non si può non nominare la bravura di Dostoevskij nel descrivere i paesaggi e i personaggi. Lui racconta la Pietroburgo degli anni 60 dell'Ottocento, le botteghe, le viuzze, è così realistico che noi sentiamo gli odori maleodoranti della città, i passi dei viandanti, percepiamo di essere lì. E così anche la descrizione dei personaggi, anche le semplici comparse in questo romanzo, sono fondamentali: prostitute, bottegai, passanti, viandanti, lavoratori, sono persone che amplificano il delirio di Raskolnikov, perché quando li incontra lui teme di essere guardato, teme di essere visto, teme che gli altri guardandolo scoprano che cosa ha fatto. Così anche i personaggi principali sono molto affascinanti a tutto tondo e sono personaggi che evolvono, che maturano. Questo romanzo l'ho letto per la prima volta da adolescente e ricordo che mi ha molto colpito il fatto che un'idea generale, un'idea politica, come la povertà, la miseria, possa essere riuscita a distorcere la realtà di questo personaggio. Quindi il generale sia riuscito a modificare così tanto il personale, la persona. Mi sono sempre chiesta, se Raskolnikov non fosse stato povero, misero, non avesse avuto i problemi sociali di cui soffrono tantissime persone, avrebbe compiuto questo delitto, avrebbe fatto questi pensieri distorti? Questo capolavoro ci insegna che l'errore fa parte dell'animo umano e che il primo passo per ritrovare la pace e la riconciliazione con Dio è l'ammettere di aver sbagliato e cercare di migliorarsi ogni giorno.